Io volevo sapere da Francesca come si diventa privacy officer, cioè volevo proprio capire anche un consiglio che puoi dare agli studenti che magari ci stanno seguendo. Come si diventa privacy officer? Dimmi della tua formazione, come sei arrivata la mia formazione. Mi sono laureata in giurisprudenza e mi sono specializzata in diritto internet e poi ho avuto la grande opportunità di fare esperienza lavorativa in due multinazionali, Telecom e Google, e occupandomi proprio di questioni legali legate al diritto all'oblio, alla privacy, quindi insomma un po' di privacy, il privacy officer la deve aver già masticata, nel senso che bisogna comunque in ogni caso avere delle competenze multidisciplinari, bisogna essere dei giuristi, io dico prestati alle tecnologie, e dall'altro lato comunque conoscere anche un po' la tecnologia, o almeno avere la passione, essere spinti verso la tecnologia per poterla comprendere, per poter comprendere anche quelli che sono poi i rischi. Secondo la mia esperienza, il privacy officer è una figura intermedia, quindi oggi li chiamano gli ibridi, cioè coloro che hanno delle competenze differenti. Quindi attualmente per diventare privacy officer il consiglio è fare esperienza, avere la possibilità di lavorare negli ambiti dove è concessa la possibilità di esercitarsi sulla materia della privacy. Allora, passiamo a Fabio che fa una conclusione un po' della giornata, anche perché siamo in orario di chiusura universitaria. Ma intanto farò subito la domanda per diventare privacy officer, adesso l'ho capito. No, scherzi a parte, diciamo che la conclusione è che in questo percorso di conversione digitale di cui abbiamo parlato è sempre importante metterci la testa, no? Nel senso, abbiamo parlato delle fonti, quindi l'attendibilità delle fonti di cui parlavamo prima, abbiamo parlato della comunicazione, no? Dell'importanza comunque di comunicare, cioè la tecnologia è qualcosa che deve aiutare ma non deve toglierci niente, quindi la conclusione è sicuramente sempre usare la propria testa anche quando si vive questo momento di grande cambiamento che è anche proprio difficile da comprendere per quanto è veloce, quindi questo secondo me può essere una buona conclusione per questa giornata. Alessandro, quindi le copie dei libri dove si possono acquistare? Ah, la vostra destra, sono qui tutte le librerie sui principali siti, perché insomma, necessariamente insomma, anche noi passiamo alla vostra destra, la vostra sinistra. Sono una giornata talmente intensa che anche la differenza tra destra e sinistra mai quanto adesso. Professore Gambino, una battuta. No, ecco, quello che avete deciso di pubblicare un testo in cartaceo proprio per anche allargare l'orizzonte alle vecchie generazioni. E noi questa rivista Diritto, Mercato e Tecnologia, che è stata sempre online, da quest'anno diventerà anche cartacea. Ah, ecco. E un po' perché ci siamo resi conto che in realtà il digitale ha un limite, che non viene riletto una seconda volta. Uno prende, trova l'informazione e finisce là. Invece quando uno ha il volumetto, poi capita, perché magari sta sulla propria scrivania, perché lo rivede, perché un giorno fa un trasloco e gli casca un libro, si piega, che lo rilegge. E guardate che è fondamentale rileggere le cose. Chi tra di noi fa un po' l'esperienza giuridica, pensate a una sentenza di un giudice, la leggi la prima volta non la capisci, la leggi la seconda volta capisci il contrario di quelle che la terza, la quarta volta finalmente cominci a capire quello che voleva dire quel magistrato. Allora anche in questo ragioniamo che il cartaceo certe volte ti dà una marcia in più, perché ti dà quella capacità di comprendere quello che c'è scritto, cosa che quando il linguaggio è contratto, è fatto soprattutto di piccole informazioni, non ce l'hai quella capacità, e poi ti dà anche la capacità critica, no? Di riflettere. Quindi io pronostico che poi il cartaceo avrà ancora vita abbastanza lunga, ed è la scommessa che abbiamo fatto con la nostra rivista di diritto mercato e tecnologia, che da un sito online adesso diventa il cartaceo. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a una prossima occasione di conversione digitale. Grazie. Grazie per essere intervenuti.